Ciao a tutti, eccomi di nuovo con una nuova puntata. Oggi vedremo il giorno in cui mi ero imbattuta circa 2 mesi fa con il cerchio delle streghe. Ora vediamo per bene di cosa si tratta. Passeggiando per i prati o nei boschi di montagna, può capitare di imbattersi in questo curioso fenomeno. Una serie di funghi disposti in cerchio con una straordinaria perfezione geometrica. Dalla germinazione di una spora caduta sul terreno, al centro del futuro cerchio si creano filamenti che poco alla volta si svilupperanno. In un primo momento nasce solo un fungo, che morirà in pochi giorni, ma nel frattempo i filamenti si allargano e cominciano a crescere altri funghi, prima in cerchi piccoli, poi via via sempre più grandi ed estesi. Esistono diversi cerchi che si ritiene siano vecchi di secoli, perché anche se il fungo con il tempo muore, il micelio, se non accade nulla, si può dire sia immortale. Sono stati considerati fenomeni soprannaturali fin dall'antichità e hanno dato origine alle più svariate leggende. Nel Medioevo, soprattutto in Germania, si credeva che venissero prodotti dalle streghe durante le loro danze notturne e avvicinandosi o addirittura calpestandoli si rischiava di smarrire la strada o di incorrere in maledizioni. Secondo la tradizione austriaca, i cerchi venivano creati dalla coda di un drago quando, atterrando, toccava terra. Quindi, per 7 anni dall'episodio, su quel terreno non sarebbe cresciuto altro se non funghi. In Galles hanno dato vita a una serie di racconti legati alla presenza di fate, folletti ed elfi, che sono giunte anche alla letteratura e alla straordinaria opera di Shakespeare, Sogno di una notte di mezz'estate e La tempesta. Questi cerchi sono sempre più rari da trovare. La causa principale di questa lenta scomparsa è l'utilizzo di concimi chimici e di fertilizzanti che provoca una mutazione sostanziale nella composizione chimica del terreno, portando quindi di conseguenza alla morte dei miceli. A voi invece è mai capitato di imbattervi in questo cerchio delle streghe? Fatemelo sapere nei commenti. E mi raccomando, se vi piace questa tipologia di video, mettete un bel mi piace. Ci vediamo alla prossima. Ciao!